Il lavoro combinato di occhi e cervello non è indispensabile solo per la vista. Essi svolgono insieme un'altra funzione molto importante. Ci aiutano ad avere la cognizione del tempo. Tutte le mattine, per alzarsi, si aspetta che suoni la sveglia. Molti ignorano però che il nostro organismo dispone di una specie di orologio interno regolato proprio dagli occhi. Il nostro orologio è formato da un gruppo di cellule detto nucleo suprachiasmatico. Il nucleo suprachiasmatico, o NSC, è composto da circa 50.000 cellule nervose posizionate ai lati del cervello nell'ipotalamo. L'NSC agisce come un orologio biologico interno. Anche altri organi hanno un dispositivo analogo. L'NSC li guida tutti come una specie di direttore d'orchestra. Il nostro orologio biologico controlla il rilascio di un ormone, la melatonina, che funziona come un sonnifero naturale. Ogni sera ci addormentiamo grazie all'azione di questo ormone. Al mattino l'orologio biologico inibisce il rilascio della melatonina e noi iniziamo a svegliarci. Ma come ogni buon orologio, anche quello interno deve essere controllato e regolato quotidianamente. Questo compito è svolto da alcune cellule speciali presenti negli occhi. Sulla superficie della retina, nella parte posteriore dell'occhio, si trovano alcune cellule nervose particolari che misurano la quantità di luce. Non servono per la visione delle immagini, ma riconoscono la differenza fra il giorno e la notte anche quando gli occhi sono chiusi. La luce condiziona l'orario di veglia e di sonno. Pensate quindi alle difficoltà di chi lavora di notte e deve dormire di giorno, o di chi arriva in un paese con fuso orario diverso. La nostra società è attiva 24 ore su 24, mentre l'uomo ha bisogno di dormire. Il nostro orologio interno prevede che si resti svegli di giorno e che si dorma di notte. Per la società, la notte e il giorno non esistono. Non rispettare i ritmi del nostro orologio biologico può essere molto pericoloso. Nella storia dell'aviazione civile si sono verificati diversi incidenti legati all'affaticamento. Alcuni piloti non hanno visto la pista e sono precipitati in mare. Altri sono atterrati in anticipo credendo di aver visto un ostacolo. Se non si dorme abbastanza, si va incontro a gravi rischi. Lo stesso vale per gli astronauti. Non possono permettersi di correre pericoli di questo genere durante le missioni spaziali. La maggior parte dei lanci avviene in orari in cui normalmente si dorme. Bisogna quindi assicurarsi che gli astronauti siano perfettamente vigili. Se un membro dell'equipaggio deve essere pronto per un lancio alle 7 del mattino, dovrà alzarsi alle 2 per prepararsi. Se il lancio invece è stabilito per mezzanotte, gli astronauti dovranno invertire il loro ritmo sonno-veglia. Sfruttando le cellule che captano la luce presenti nel retro dell'occhio, la NASA ha adottato un sistema che permette di ingannare il nostro orologio biologico. In stanze speciali, gli astronauti vengono esposti a lampi di luce 100 volte più brillante di quella normalmente usata per l'illuminazione casalinga. Scegliendo opportuni orari di esposizione, la luce artificiale stimola le cellule dell'occhio che ingannano l'orologio biologico degli astronauti, alterando il loro ritmo sonno-veglia. Per evitare il rischio di contrarre malattie, ogni astronauta trascorre in una speciale struttura la settimana precedente il lancio. È in quarantena e in questo periodo viene esposto alla luce affinché si alteri il suo ritmo sonno-veglia, come se si trovasse in un paese con fuso orario diverso. Questo metodo che sfrutta la luminosità viene attualmente impiegato solo dalla NASA. In futuro, però,
potrebbe essere utilizzato anche da coloro che fanno i turni di notte, costretti a restare svegli quando, secondo l'orologio biologico, dovrebbero dormire.